Quando hai cominciato questa avventura, questo sogno, quanti anni avevi? Eh, quando ho iniziato a giocare a pallone avevo 10 anni perché prima era sempre stato un sogno, cioè giocavo a scuola tranquillamente, però non avevo mai pensato di, fare una cioè di entrare in una squadra. Poi arrivò un allenatore che allenava appunto a quell'epoca al Firenze in prima squadra e mi disse: Vieni con me e sono andata. Quindi. Ma è strano, soprattutto perché in genere si sogna eh, di essere un attaccante, un terzino, no? E te proprio in porta? Io mh, sono nata eh, terzino perché giavo in difesa. Poi, dopo due anni mancava il portiere perché non rientrava d'età e tutto. E quindi dovevamo fare una partita, mi ricordo, a testa in porta. e Io iniziai la prima e poi gli disse: senti, io rimango in porta è andata. <ride> andata sì. Senti, i primi momenti, gli incontri con le squadre, qu eh, quanti anni avevi? Eh, avevo 10 anni, quindi ho fatto tanti campionati contro i maschi, e, giocare contro i maschi, te squadra solo femminile, i primi risultati erano 6 a 0, 7 a 0, non vedevi palla. Poi abbiamo vinto il campionato maschile, noi squadra femminile con zero gol subiti, quindi... Lì è stato bello, cioè, lì ti hanno rivalutato. Soprattutto i bambini che perdevano contro noi, che saranno bambini, che comunque negli spogliatoi hai sbagliato te, i genitori che dicevano non potevi fare dalle bambine, perché tanto è un'usanza che c'è sempre stata e sempre ci sarà probabilmente. Però Tanta soddisfazione quando si vince un campionato con tutti i maschi. Sì, infinita, perché... Probabilmente non si realizzava neanche perché pensavo avremmo avuto 14 anni, 13, però col senno di poi ora me ne rendo conto, abbiamo fatto una bella cosa. Tra le tue compagne di allora c'è qualcuna che poi ha fatto strada, si è distinta oppure hanno smesso? Allora, Tanta hanno smesso, però ho giocato con Elena Linari che era a Roma. Con Alice Tortelli, che comunque è il campionato della Fiorentina, e tante lo ritrovate qui perché la Razzolini, la Giada, la Carolina, che c'era l'anno scorso, tutte persone con cui ho giocato, penso con la Giada, ora siamo a 12 anni insieme, quindi tante. Senti eh, le, la più grande difficoltà eh, in genere io vedo anche i campionati di Serie A per il, il portiere e eh, i tiri un po' altini. E che poi scendono improvvisamente e vi mettono in grande difficoltà. Sì. sì, sicuramente penso sia una difficoltà di tutte. Per me è una difficoltà assoluta perché comunque l'altezza non è dalla mia. E però, è... però ho visto anche altre, altri portieri in Serie A che sono. Anche magari 1,70 m eccetera. Che insomma si trovano in grande difficoltà quando vengono fatti questi tiri. Sì, probabilmente sono i tiri più difficili, probabilmente la fisiologia proprio della donna ha caratteristiche diverse a quelle dell'uomo e accusa quei tiri. Soprattutto le palombelle a scendere. che È un deficit, probabilmente del femminile. Però... Si può dire che allora a te. Con i piedi potresti giocare centrale della difesa. Eh, giochi benissimo con i piedi. E poi quei guizzi che ti vengono spontanei come è successo in queste ultime partite, un paio di interventi risolutivi insomma, perché hai fatto uno scatto laterale. Insomma. Sì, lì mi pensavo di essere ancora difensore. Vabbè, è andata così. Sì, mi piace giocare di piede, sono sincera. Penso sia una caratteristica che a oggi serve nel calcio e a me mi piace tanto, quindi cerco comunque di migliorarlo perché so che di... c'è sempre da migliorarsi. Le parate finché vengano, bene vengano. Senti, eh, per quanto riguarda il calcio, eh, la Serie A ha aiutato molto no? eh, perché Sky ha fatto vedere alla Nazionale, si è capito che le ragazze possono giocare anche un bel calcio e speriamo che ora a questo punto vi facciano, vi costringano a smettere di lavorare e fare due cose insieme, insomma perché sarebbe l'ora. No? Sì, sarebbe sicuramente il sogno di tutti. Io su questo argomento ho scritto una tesi, che sono laureata a settembre in magistrale. E secondo me il professionismo per il femminile ancora manca tanto, manca appunto sì Sky ha dato tanta visibilità, però è, penso sia allo 0,1% di ciò che ci si merita. In quale serie hai giocato precedentemente? Ma io ho avuto la fortuna anche di fare la Serie A, quindi per un po' di anni è stata bella, cioè è bella. Poi l'ho fatta quando comunque il calcio femminile non era ancora maturo, come dico io. Quindi eri proprio una famiglia e penso sia, sia nei campionati che più ricordo, anche perché ero piccolina. Che e io... la Florenzia era. E nel Firenze. Sì, gli anni del Firenze per me rimarranno indimenticabili, soprattutto la Serie A, comunque sono 14 anni, così, che poi ti hai fatto buttare fuori, insomma sono soddisfazioni belle. Quindi sì, la Serie A l'ho vissuta, l'ho fatta. Vedremo. Era qualcuna delle veterane che esistono ancora in Serie A, che conosci bene? <ride> sì, Giulio Orlandi, gioca <ride> giocava in Serie A al in Firenze. Infatti con la Giulia comunque mi ha visto veramente nascere. Da 10 anni, ne ho 27, quindi 17 anni che mi vede. E poi c'era, vabbè, Guagni, che ora è all'Atletico Madrid. E tra l'altro ho letto una cosa buffissima della Guagni, no? dell'Atletico Madrid che ha avuto un ingaggio di 300.000 euro e dicevano che era un ingaggio assolutamente eccezionale. Pensa che 300.000 euro grosso modo è un giocatore mediocre della Serie B. Sì, in Spagna il calcio femminile è semiprofessionista, da quest'anno diventa semiprofessionista, quindi hanno ingaggi più alti. Che per un femminile viene visto come veramente una manna dal cielo, se te però lo paragoni veramente, cioè sono stipendi che possano prendere in un'eccellenza una promozione una serie di maschile. Quindi se fai un paragone non c'è paragone. Io trovo, trovo stupefacente questo, questo pensiero che non riesce ad andare oltre. Sì, purtroppo penso che questa cosa, io la chiamo proprio discriminazione. Sì, noi l'abbiamo proprio visto sulla nostra pelle. Io non mi vergogno a dire che in tanti periodi ho nascosto il già a pallone, proprio per non sentire, non sentirmi giudicata, non sentirmi appellata. Ora ho capito il mio valore aggiunto, quindi non è che lo devo nascondere, anzi. Mm, probabilmente le persone io penso che ognuno debba avere il proprio parere quindi, però prima di esporre il proprio parere bisogna vederlo una parte del calcio femminile se te vieni allo stadio e mi dici guarda non mi piace d'accordo c'è cioè nel senso il tuo parere però parlare per videovisti o per dicerie che si tramandano in giro purtroppo è l'usanza ancora comune ma non ha senso quindi se gli aretini che sono contro il calcio femminile vogliono venire allo stadio cioè, devono venire allo stadio, poi se ovviamente nel calcio femminile ci sarà sempre a chi non piace, come tutti gli sport, come tutte le categorie. Una volta che sono venuti, poi possono dare un parere oggettivo perché Senti, qui è pregiudizio. Eh, parliamo di te: allora, un, un tuo hobby, e quale musica ti piace? Ma io ascolto musica italiana per lo più, solo italiano, quindi tutto però. E un mio hobby in questo momento, poi, ma perché sono troppo impegnata? Cioè, Oltre il calcio comunque lavoro, mi sveglio alle 5 la mattina quindi, e poi dedico tutto ciò che ho ai miei amici e alla famiglia e tutto. Dove l'hai la famiglia? A Firenze, a casa. Tra l'altro c'è da dire una cosa che ehm, hai anche portato avanti il discorso scuola, perciò non hai, come hai fatto? Insomma? Eh, non è stato facile, quello lo ammetto, perché prendere due lauree, giocando a pallone, lavorando e tutto è stato un sacrificio, però lo rifarei tuttora perché comunque ho avuto consapevolezza che io di calcio non potrò vivere, assolutamente, quindi devo... la scuola, il proprio mondo della scuola mi ha appassionato così tanto che ora sto aspettando che si sbloccano le graduatorie appunto per diventare maestra o professore di, inse... di dotazione fisica, quindi ho già la mia strada cominciamo dall'inizio quando hai iniziato a fare questo sport che ti piace così tanto? allora ho iniziato a fare questo sport all'età di 5 anni quindi ero diciamo molto, molto giovane io dico sempre che non sono stata io a scegliere questo sport ma è lo sport che diciamo ha scelto me ero molto piccola senti eh, i primi tempi devono essere stati anche abbastanza strani perché in mezzo ai maschiaggi eh sì, i primi tempi sono stati un po' diversi anche perché la realtà che era allora non è quella di, di oggi, le cose comunque sono cambiate. Io devo dire che ho vissuto quegli anni in maniera molto positiva perché la squadra mi ha aiutato, questi maschietti mi hanno insomma, eh, preso colore, squadra colore, sono stata benissimo. Poi oggi è chiaramente un'altra cosa e per il movimento è, è bene così. Senti, era difficile affrontare questi ragazzi? Ti chiedevano scusa quando magari ti mazzolavano? No, no, non chiedevano scusa. Per loro non c'era comunque, diciamo, dai differenza perché no, ragazzini di 6-7 anni, però comunque a perdere contro una ragazza poi non è che ci stavano molto. Senti, eh, che squadre erano? In che città? Sì, allora io ho giocato, ho iniziato con la uh, Grifo Sant'Angelo, una squadra di un paesino vicino a casa mia, quindi poi abbiamo incontrato tutte le squadre diciamo, del, del territorio, paesi insomma Umbri, vicino, vicino Perugia, Deruta, che è insomma il paese dove, dove vivo. E Deruta è un paese? Io per l'esattezza abito a San Nicolò di Celle, un paesino sì, a pochi, insomma una distanza breve da Deruta, 5-6 minuti da Deruta. Grande ceramica, Deruta. No? Grande ceramiche, sì, sì, Famosi in tutto il mondo per le ceramiche, sì. Senti, e poi come hai proseguito? Con che squadra? Poi all'età di 14 anni sono andata a giocare con il Perugia e ho giocato appunto con, su, da subito con la prima, la prima squadra e poi ho fatto un'esperienza a Roma. Uh, ho militato insomma, anche lì nel campionato di Serie B, a Perugia sono stata in Serie A, poi ho avuto un infortunio comunque brutto, insomma, mi sono rotta il crociato, sono tornata a Perugia e poi sono arrivata a Arezzo. Però diciamo, ho avuto belle soddisfazioni con il calcio anche alla nazionale, parecchi raduni, il mondiale, l'europeo. Sei stata convocata anche per il mondiale? Sì, nel 2014 sono stata in Costa Rica e siamo arrivate terze con il, la nazionale Under 17, risultato storico. Senti, hai sempre giocato, in che ruolo giochi? E' sempre giocato in quel ruolo? Allora, attualmente gioco punta centrale, non diciamo per me è una cosa nuova, però se il mister ritiene che posso giocare lì cerco di farlo al, al meglio, anche se io ho sempre giocato comunque dietro le punte, tra le linee da tre quarti, seconda punta. Certo, eh, giocare tra le linee, abituarti a giocare lì perché lì si prendono anche un sacco di botte e si aprono, si aprono i varchi poi in realtà. Eh. eh sì, diciamo che il lavoro che mi chiede di fare il mister è un po' eh, diverso da quello che facevo prima, sicuramente non ho tutta questa struttura fisica per fare così no a cazzotti, però cerco di fare prevalere comunque quello che è l'aspetto tecnico e di mettere le mie doti appunto a disposizione della squadra. Senti, secondo te mh, si perdono un po' troppe occasioni eh, anche nell'ultima partita, quella importante con eh, la squadra che poi in realtà vi affianca in classifica? Insomma, il secondo tempo l'avete massacrato, insomma, poi si può dire così. Eh? Sì, assolutamente, si può dire così, infatti c'è ancora oggi un po' di rammarico per quanto riguarda la partita di domenica perché non siamo riusciti a concretizzare e questo è un punto, un aspetto su cui assolutamente dovremmo lavorare, eh, io in primis perché appunto sono una giocatrice di quel reparto, però sicuramente tutto il reparto dovrà lavorare per cercare di capitalizzare più occasioni possibili. Io ti ho guardato in, in passato, qualche volta ho detto: Ma cavolo, no? E dico perché? E poi dopo ho guardato quanti chilometri fai durante la partita e io ho visto, ti ho visto qualche volta in difesa, qualche volta a centrocampo, roba Ho detto: questa ragazza, questa ragazza perde un po' di lucidità delle volte perché arriva sulla palla un po' stanca, insomma, perché i chilometri che fai sono tanti. Sì, sì, i sì, chilometri sono tanti. Poi, comunque, anche in fase difensiva torniamo diciamo, in difesa no? per cercare di dare un apporto. Comunque, quel reparto sicuramente poi, magari a volte, manca un po' quel pizzico di lucidità sotto porta. E questa, purtroppo, è una, una pecca no? anche mia che, che riconosco. E cercherò di correre meno e segnare di più. Senti, c'è da dire anche una cosa. La... Il portiere naturalmente ha fatto la partita della sua vita, no, Domenica, perché nel secondo tempo insomma, ha preso una palla di piede, che, che ne so, buffone. forse. Eh, sì, loro hanno sicuramente un il Pinerolo, un gran portiere, poi forse Domenica era la sua, la sua partita e non la nostra, diciamo così. Domenica il pallone non, non sarebbe entrato, non entrava e... Diciamo poi alla fine è andata così, però noi ci abbiamo provato fino alla sì, fine, comunque per noi è stata una prestazione positiva, purtroppo ci abbiamo perso noi rispetto a loro, però noi ci abbiamo provato fino alla fine, domenica non è, non è andata come volevamo. Senti, e allora come ultime battute, allora un hobby che, o degli hobby che tu hai, e quale tipo di musica ti piace, se ti piace leggere, quello che vuoi dire? Allora, attualmente ho poco tempo per leggere perché studio, sto scrivendo la tesi, dovrei laurearmi quanto prima possibile. Io studio Cosa? Comunicazione Pubblica Digitali d'Impresa, la specialistica, e mi piace molto il cinema, amo andare al cinema, ci vado spesso. E la musica, allora, ascolto spesso anche prima della gara un gruppo perugino, tra l'altro, che sono i FASC. Io non si ascolto, Blanco, che è comunque un, diciamo, un artista emergente, poi vabbè, i classici, Luce Dalla, oppure Battisti, insomma, del canto italiano, che penso questi piacciono a tutti. Ti piacerebbe un giorno dedicarti quando non ci sarà più il calcio uh, come giornalista al cinema? Eh, guarda, ad oggi non, non lo so perché quella del giornalismo non la vedo molto come, come la strada mia, sicuramente se dovessi intraprendere questa carriera mi piacerebbe quello radio televisivo, non, non l'aspetto diciamo editoriale se così vogliamo sì, chiamarlo, sì, sì, sì. quindi mi vedo più verso questo, questo orizzonte, però ad oggi non ho un'idea ben precisa di quello che farò dopo la laurea, intanto insomma, spero di lavorarmi il prima possibile. Comunque avete visto che sorriso come solare e soprattutto in campo, ve la sicuro, è una guerriera. Grazie. Grazie a voi, grazie mille.